Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Lette Edicole. Abbiamo appena ascoltato una puntata di Assemblea.ed in cui abbiamo cercato di fare il punto sull'uso dei Facebook. Mi sembra che ci sia un primo risultato, cioè la compilazione di questo codice di comportamento, anche grazie alle esperienze consolidate, quindi cioè tutto quello che riguarda per esempio Netiquette, saremo in grado di scrivere un codice abbastanza snello, il cui punto centrale è la presenza appunto dei moderatori e anche alcuni consigli, non sotto forma di norme quindi, ma di consigli ai vari partecipanti ai dibattiti. Ci sarà posto anche per le chiacchiere, come giustamente sottolineava Lucia nel suo intervento, Lucia Roversi da Modena, perché quello che vogliamo salvaguardare è appunto la libertà di ognuno di potersi esprimere e di poter soprattutto esprimere tutto quello che ritiene giusto, cercando poi passo passo di chiarirsi sui vari argomenti. L'idea è quella di creare un codice di comportamento e di invitare, semplicemente invitare le varie pagine già formate ad aderire a questo codice e via via poi le altre pagine e i profili che si formeranno, in modo da ricreare le condizioni per un dibattito piano, tranquillo e soprattutto proficuo. A questo parteciperà anche la radio, che inviterà poi di volta in volta i vari amministratori e facilitatori, chiamateli come volete, moderatori, anche inviterà questi personaggi a partecipare appunto ad un confronto più aperto presso la radio, riportando di volta in volta i contenuti dei vari dibattiti. Mi sembra appunto questo un po' il minimo che possiamo fare per contribuire con i nostri mezzi ad aumentare il grado di coesione della categoria. Lo ripeto, quando questa categoria è stata più unita, più compatta e soprattutto ha discusso di più al suo interno, si sono prodotti risultati sul piano sindacale tutti molto apprezzabili. Non si può tornare indietro appunto con la macchina del tempo, bisogna andare avanti, quindi bisogna un po' ricreare con quello spirito nuovi strumenti, nuovi luoghi, nuovi obiettivi, adattarsi a quella che è la realtà moderna che, come è stato detto, propone tante novità, ma nello stesso tempo sono novità che vanno utilizzate con cautela e soprattutto tenendo conto che il bene comune di tutti è la libertà d'espressione e la libertà di partecipazione. Creeremo presto questo codice, lo sottoporremo chiaramente alla vostra analisi, alle vostre critiche, se del caso lo miglioreremo e quindi poi lo faremo girare insomma in tutti i canali possibili e immaginabili per ricevere via via le varie adesioni. Bene, mancano pochi minuti all'appuntamento con il Siragi. Oggi avremo con noi Sandro Quercio di Ancona e ancora quindi una breve pausa musicale e...
gone, my flower of Lebanon? Where have you gone, my flower of Lebanon? I have gone upon the breath of my maker. Where have you gone, my pretty young maid? The sun is at rest and the table is laid. I have gone to seek the source of this red river. Of certainty and trust.